affrontato la tematica delle politiche specifiche per le regioni rurali, di cui abbiamo parlato un pochino ieri, ma soprattutto l'accesso alla cultura. E quindi è stato un lavoro abbastanza difficile all'inizio, perché dovevamo cercare un punto di congiuntura, un focus con il quale unire due argomenti che a prima lettura sembrano estremamente separati, ma in realtà poi abbiamo capito che un punto di incontro c'è l'identità culturale e territoriale. E quindi siamo partiti dalle criticità, poi abbiamo cercato di dare delle speranze, delle proposte, abbiamo parlato delle eccellenze presenti nel nostro territorio, perché è facile a volte vedere solamente i lati negativi, però noi giovani dobbiamo cercare di dare sempre risalto alle cose positive, ovviamente cercando di non accontentarci. Quindi, per esempio, nel caso delle politiche rurali, abbiamo fatto l'esempio delle cooperative sociali presenti sul nostro territorio, come la Nuova Cucina Organizzata, i vigneti di Scampia. Quindi informatevi su queste cose, sono veramente notizie eccezionali. E quindi abbiamo cercato di dare delle speranze, perché ieri insieme a noi, un gruppo di 20 ragazzi dai 24-25 anni in su, c'erano anche dei giovani liceali, e quindi allora abbiamo anche cercato di dare, insieme agli esperti presenti, il policia, il consigliere Amato e un sindaco di un comune della Velinese, abbiamo cercato anche di dare delle nozioni e poi abbiamo proposto alle professoresse presenti di ragionare poi a scuola su queste nozioni, quindi nozioni come le ecomafie che stanno distruggendo il nostro territorio, hanno distrutto e stanno ancora distruggendo il nostro territorio, e quindi come lo strumento della confisca, importantissimo per estirpare il potere della malavita sui nostri territori e quindi di darlo alle comunità, e quindi abbiamo cercato di dare delle speranze. E in particolare, passando al rapporto che c'è tra le regioni rurali e la cultura, quindi siamo passati appunto a ragionare sull'identità culturale, e quindi qui è stato un discorso molto più, una riflessione più profonda, e sono uscite fuori alcune belle proposte, ad esempio, ma soprattutto riflessioni, ad esempio il fatto che manca un rapporto tra il vecchio e il nuovo. Ieri lo vedevamo nella discussione stessa, c'era una professoressa che diceva voi giovani pensate solamente a Facebook eccetera eccetera, quindi anche loro, diciamo, hanno un'impostazione forse sbagliata, diciamo che non ci capiamo a vicenda, e quindi dobbiamo cercare noi di capire loro e viceversa. E quindi questo rapporto del vecchio e nuovo, c'era una ragazza che magari dopo farà la domanda per la regione, che essendo comunque studentessa di beni culturali parlava del fatto che c'è uno sfruttamento intellettuale dei giovani, sia in campo proprio culturale, la mancanza di una politica turistica culturale. Quindi sono tutti dati di fatto che abbiamo davanti ai nostri occhi, e quindi noi dobbiamo cercare di affrontare, così come stiamo facendo oggi parlandone. E per chiudere voglio dare due esempi positivi, che comunque uno mi tocca personalmente, l'altro è venuto fuori sempre dalla discussione. Un ragazzo ieri parlava del fatto che stanno diffondendo molto il book sharing, quindi questa diffusione della lettura, dei libri, fondamentale. Ragazzi, io mi ricordo all'epoca avevo una professoressa alle medie che faceva leggere ogni mese un libro, io tuttora se non leggo un libro al mese non riesco a vivere praticamente, quindi penso pure voi lo stesso. E quindi un altro esempio che dicevo mi riguarda sulla mia pelle: noi a Castellammare di Stabia stiamo organizzando Salva l'Arte, quindi sono delle visite guidate gratuite alle ville archeologiche di Castellammare di Stabia, che sono poco conosciute quanto bellissime, 30 giovani laureati e laureandi in beni culturali e archeologia che a costo zero sono riusciti a far venire 3.000 visitatori da tutta Italia, anche stranieri, in posti dove veramente pochissime persone venivano. Quindi innanzitutto invito tutti voi a venire nei prossimi mesi, e soprattutto invito voi a fare la stessa cosa sui vostri territori, non arrendetevi, cioè cercate di, anche quando vedete che ci sono degli ostacoli burocratici, degli ostacoli, magari vi arrendete aprioristicamente, dite vabbè, sicuramente non ci saranno i permessi, non arrendetevi mai, usate tutti gli strumenti che avete a disposizione, perché noi ce la possiamo fare. Questo volevo dire, vi ringrazio e sono veramente contento della